Un'insolita campanella suonata alle 20:30 di ieri al plesso Monsignor Alessi ha dato il via al recital di poesie e di letture della rassegna Notte di Stelle, Notte di Storie, organizzata dal secondo istituto comprensivo di Giarre nell'ambito della decima edizione della Festa del Libro. L'iniziativa ha coinvolto gli alunni dei vari plessi scolastici del secondo istituto comprensivo giarrese, diretto dalla dirigente Rosaria Stella Cardillo. Sì, è un'esperienza, direi, unica. Qualche bambino, magari uscendo da casa, dirà: vado a scuola alle 8:30, però di sera. Quindi, voglio dire, penso, uscendo fuori da casa, pensavo proprio a questo. In Italia, a quest'ora, a scuola, ci stanno andando in pochi bambini. Quindi è un'esperienza veramente particolare che, speriamo che vada bene, ma già l'atmosfera, penso che parli, da sola. E ringrazio lo staff che ha progettato questo, tutto questo. Noi ci lavoriamo da 20 anni, ci crediamo fortemente e desideriamo che il libro diventi un oggetto da tenere sul comodino per il resto della vita. Gli scolari hanno indossato il pigiama al posto del grembiule, portato cuscini al posto degli zaini e poi biscotti, fogli e pastelli colorati per esprimere i desideri sotto un virtuale cielo stellato creato all'interno dell'aula magna dell'Istituto Giarrese, gremito all'inverosimile da tantissimi bambini, il tutto sotto l'abile regia della referente, l'insegnante Cettina Messina, coadiuvata dai colleghi insegnanti e dal personale ATA. Ah, dici bene Patrizia, perché è stata un'impresa direi super ardua, perché ha comportato un dispendio di forze nostre che però diciamo, ha raggiunto il suo obiettivo. Nonostante il gran numero di bambini, siamo riusciti a leggere le favole, le belle storie di notte e a dare un tono fantastico di favola, da sogno direi. Ad intrattenere l'animata platea, l'attrice giarrese Luana Toscano, che ha incantato i piccoli spettatori con versi, prose e letture appartenenti al fantastico mondo della letteratura per bambini. Io leggerò dei passi, delle fiabe di autori che, gli studenti incontreranno. Credo che sia importantissimo in un momento in cui la lettura è un po' bistrattata, insomma, in cui, i ragazzi si appassionano al computer, riuscire invece a fargli capire l'importanza di avere un libro in mano, sentire l'odore della pagina stampata e la bellezza della parola ascoltata e letta. Siamo accanto a un bambino di prima che per la prima volta viene a scuola di sera indossando il pigiama. Che emozione provi a vivere questa atmosfera in pigiama a scuola? Bellissima. Ma sei contento Sì. di venire a scuola di sera? Sì. E siamo accanto a Elisa, anche lei una bambina di prima B del Monsignor Alessi, che indossa questo bellissimo pigiamino di Frozen. Sì. Senti, ma che emozioni provi a venire a scuola in pigiama e di sera? Sì. Sei contenta? Sì. Ti piace? Sì. Ma vorresti venire tutti i giorni la sera a scuola? Sì. In pigiama? Sì.